Bentrovati a Stato dell'Arte continua la nostra estate dedicata alle grandi esclusive del nostro programma di Cusano Media Group. Vedete alle mie spalle San Pietro perché la prossima settimana andremo a visitare i musei vaticani, ma non vi mostreremo Michelangelo Raffaello, ma per esempio l'altra Cappella Sistina del Vaticano il museo più amato di Papa Francesco, ma non vi svelo altro. E poi qui vicino a me sul nostro LEDWALL abbiamo i corazzieri. Stiamo al Quirinale perché visiteremo il Quirinale, le sue sale e vi racconteremo la casa degli italiani attraverso un importante progetto voluto dal nostro presidente Sergio Mattarella. Quirinale contemporaneo, il grande racconto della creatività contemporanea italiana dei suoi grandi artisti e dei suoi grandi designer. Ma oggi facciamo tappa a Venezia per una grande intervista in esclusiva del nostro programma, della nostra rete, a Nicolas Bergruen. Parliamo del grande miliardario filantropo con doppio passaporto tedesco e statunitense, una delle figure più rilevanti sul piano culturale e non solo internazionale. A lui abbiamo chiesto di parlarci dei dossier più scottanti della nostra attualità, del rapporto tra Cina e Stati Uniti, di Taiwan, dell'intelligenza artificiale tra opportunità e minacce e della crisi ambientale dell'emergenza climatica. E allora ecco la nostra intervista esclusiva a Nicolas Bergruen. Perché ha deciso di aprire il Berggruen Institute e cosa si propone? Dunque, l'istituto è stato creato con una semplice visione, una semplice missione, ossia, permettere alle idee di diffondersi su questioni difficili, importanti e interessanti per noi esseri umani. Dunque l'Istituto lavora su questioni riguardanti la democrazia, il capitalismo, relazioni tra cultura, soprattutto tra l'Occidente e la Cina e su chi noi stiamo diventando in un'epoca in cui possiamo modificare la nostra natura a causa o grazie alle tecnologie. All'intelligenza artificiale. Questa è la nostra missione. Il modo in cui noi lo facciamo è qualcosa di inabituale: nel senso che sentiamo insieme le persone che hanno specializzazioni diverse, artisti, uh, filosofi, scienziati, esperti di tecnologia, decisori politici. E lo facciamo anche attraverso le culture, e dunque non soltanto dal punto di vista occidentale, ma anche da quello dell'est. E dunque l'idea è, possiamo sviluppare un nuovo pensiero in un momento in cui questo è cruciale? Ma invece di essere But, poco lungimiranti, poco narrow, aperti, cerchiamo di coinvolgere persone che appartengono a discipline e culture diverse, molto diverse. Il suo istituto ha sede a Los Angeles, a Pechino e ora anche a Venezia. Come mai la scelta di Venezia? Ebbene, abbiamo iniziato a Los Angeles, so in America, in e poi a Pechino, Pechino in Cina. Perché queste sono America. le due culture dominanti Because oggi? E francamente hanno dei uh, contenuti che le contrappongono. And queste idee, eh, però, uh, si contrappongono alle idee che Ideas da sempre vengono dall'Europa. Dunque, cercavamo Presidente un terzo punto we di vista, un luogo terzo più neutrale e Venezia storicamente è sempre stato all'incrocio tra le idee, le culture e anche del fare e Venezia è in Italia, ma anche in Europa, una specie di metacità che appartiene al mondo lo impegna e dunque abbiamo pensato che fosse il luogo ideale come contrappeso rispetto a due estremi, la Cina e gli Stati Uniti. Dunque, l'Europa potenzialmente è più neutrale, più gentile, ed è un luogo dove i cambiamenti possono essere più fruttuosi. Ecco perché Venezia le relazioni tra l'Occidente e la Cina, in particolare tra gli Stati Uniti e la Cina, sembra che si stiano deteriorando. Cosa ne pensa? Beh, molto chiaramente, innanzitutto, infatti, stanno diventando concorrenti. Secondo luogo, dal punto di vista culturale, ideologico, sono agli opposti. È come se ci fossero due religioni, due dei diverse. E questo rende difficile, soprattutto per l'Occidente, accettare che ci possono essere due verità, due dei, due religioni che sono ugualmente validi. Per la Cina, che si sente umiliata dall'Occidente. Occidente, cerca la redenzione, soprattutto per quanto riguarda una sua collocazione a livello mondiale. Dunque, ci troviamo davvero davanti a un contrapporsi, a una vera competizione tra le visioni, il pensiero della civiltà e le culture, al di là del sistema politico e della concorrenza economica. Dunque, è un momento questo molto interessante ma anche pericoloso perché se non riusciamo a coesistere, se non riusciamo a creare un equilibrio tra la Cina e l'Occidente, probabilmente soprattutto per quanto riguarda le grandi questioni come il clima ad esempio o la sicurezza, avremo gravi problemi e potremo essere in grave pericolo reciprocamente. E soprattutto se non riusciamo a costruire un ponte. L'Europa può avere questo ruolo? Un luogo come Venezia può avere un ruolo? Lo speriamo perché altrimenti ci ritroveremo a vivere un secolo molto più rischioso. Cosa ne pensa dell'embargo tecnologico che è stato deciso dagli Stati Uniti e dall'Europa nei confronti della Cina? È inevitabile, è reciproco, non è soltanto l'Occidente che blocca la Cina, ma anche la Cina ha bloccato già l'Occidente e questo sin dall'inizio e lo fa sempre di più. Dunque, ci sono davvero due. Giardini con delle mura, ma questi giardini sono diventate delle fortezze. E sa, le fortezze servono per difendersi, ma a un certo punto si può voler attaccare l'altro e questo può essere molto pericoloso. Dunque dobbiamo aver voglia di costruire almeno qualche ponte. Perché Taiwan preoccupa Pechino? For China? Per la Cina Taiwan fa parte del paese e dunque non considerano Taiwan come un luogo separato, lo considerano come parte della Cina stessa e dunque sembra che una delle missioni del partito e di Xi Jinping attualmente sia proprio quella di riunire quello che ai loro occhi è stato separato. Occidente, la pensa diversamente. E questa è proprio la situazione difficile in cui si cerca di far quadrare un cerchio. Difficilissimo. L'intelligenza artificiale è un'opportunità o una minaccia? Entrambe. L'intelligenza artificiale ci potrà aiutare in molti modi. L'intelligenza artificiale c'è cioè la parola intelligenza, è intelligenza e permetterà alle nostre capacità, anche alla nostra intelligenza, di essere amplificate. Dunque sarà un aiuto notevole e permetterà a noi esseri umani di delegare quello che già deleghiamo alle macchine, ma è anche una minaccia perché l'intelligenza, perché e dunque la questione è che tipo di Intelligenza e lo vediamo oggi con le tecnologie digitali. Abbiamo permesso a loro di avere eh, un ruolo di grande aiuto per noi e lo vediamo ad esempio per i, i social media, ma d'altro canto perdiamo il controllo su uh, di loro e le conseguenze non volute dell'intelligenza artificiale, di fino a dove può arrivare, non sono ancora chiare. Dunque può essere sia un'opportunità sia una minaccia. Perché è un'opportunità ed è irresistibile. Succederà alla questione, è, possiamo trovare un modo per eh, almeno essere parte di questo sviluppo in quanto esseri umani in maniera tale che ci aiuti come esseri umani e non diventi qualcosa di incontrollato come lo sono i social media dunque poter avere una certa trasparenza su quello che l'intelligenza artificiale sta facendo fin dove può arrivare è molto importante oggi che cosa non capiamo del cambiamento climatico? Pensa che nel 2050 riusciremo a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero? Non sono un esperto di questo ambito, um, dunque, no, dunque le mie opinioni so, eh, so, francamente no, sono irrilevanti. So, L'unica so, cosa so, che direi so, è che so, in quanto so, esseri so, umani so, non ci comporteremo so, meglio. Dunque so, cercare so, di so, limitare so, il so, consumo so, e... Comportarci meglio beh, è qualcosa che è improbabile succeda e non possiamo dettare a paesi che sono ancora in via di sviluppo, soprattutto nel sud del mondiale. Non credo che possiamo dettare, decidere i loro comportamenti. Hanno ah la possibilità, devono avere la possibilità di vivere come noi viviamo. Abbiamo vissuto dunque, anche se dovremmo cercare di comportarci meglio, questo è assai improbabile. Ma tutto. Si svilupperà intorno alle tecnologie, alle modalità finali in cui cercheremo di affrontare questi effetti. Dunque, nello stesso modo in cui noi ci siamo messi in pericolo, noi stessi abbiamo messo in pericolo il pianeta. Nello stesso modo, dobbiamo trovare le modalità per salvarci e per salvare il pianeta. Ma questo avverrà con le invenzioni e le tecnologie, gli investimenti nelle nuove tecnologie. Dunque, la la cosa più urgente da fare è far sì che le nuove tecnologie, le nuove idee affrontino le questioni climatiche, invece di uh, limitare il consumo, di trattenerci dal uh, consumare, perché questo non succederà a mio parere. Che cosa la preoccupa di più oggi? In fin dei conti è sempre la stessa cosa, non credo che ci saranno cambiamenti per l'intelligenza artificiale o grazie ad altre tecnologie. Noi come esseri umani saremo saggi e saremo in grado di essere attenti gli uni verso gli altri e riusciremo a comportarci come dobbiamo dunque. Ci sono armi che sono sempre più potenti come l'intelligenza artificiale e altre nell'ambito tecnologico? Ebbene, noi dobbiamo essere migliori gli uni nei confronti degli altri in quanto esseri umani e penso che questo sia un pericolo molto pressante nel mondo attuale in cui ci sono sempre più rotture economiche, politiche tra le nazioni, tra le civiltà e questo rischio non fa che aumentare ma in un momento in cui dobbiamo cooperare sul clima e su altre questioni, questo non va bene. Dunque stiamo vivendo tempi molto particolari, molto difficili, perché in fin dei conti tutto questo riguarda il nostro comportamento in quanto esseri umani e tra di noi. E questa è la mia preoccupazione maggiore. Grazie. Grazie a lei. Siamo rientrati in studio e continuiamo a parlare di dossier scottanti della nostra attualità. Parliamo ora di diritti civili, Complice, un libro che vi consigliamo che è appena stato pubblicato, lo vedete, un libro che parla di ottimismo, già il colore magenta della copertina è tutto un programma. Nata con noi, storia di Barbara e delle sue due mamme. Le autrici sono, e anche le mamme, Eugenia Romanelli e Rory Cappelli. Eugenia Romanelli è qui con noi oggi in studio. Eugenia, di che tipo di famiglia si tratta? Che tipo di famiglia è la vostra? Innanzitutto una famiglia italiana del ventunesimo secolo. Ma che storia ha alle spalle? Eh, dunque, ci siamo innamorate. È, diciamo, è talmente si simile, credo, alle storie delle altre famiglie che è difficile raccontare una specificità. Eh, io e Rory, Rory Cappelli, due giornaliste, colleghe, siamo colleghe, ci siamo conosciute, ci siamo innamorate, ehm, avevamo precedentemente relazioni con uomini, in particolare io ho lasciato il mio fidanzato di allora per tuffarmi in questa storia d'amore e, e poi un giorno, mh, combattuta se, se davvero continuare con lei. E lasciare lui o meno le dissi "Guarda, no, dobbiamo interrompere perché io ho una certa età, voglio avere dei figli" e lei il giorno dopo mi regalò delle scarpette di lana azzurra, quelle che si regalano ai neonati, io a tutt'ora non ho capito se era per dire "Auguri e figli maschi" oppure se dire che problema ce lo facciamo insieme. Credo più la seconda conoscendo Rory. <ride> Evidentemente era la seconda e io io empatizzo, dico sempre che empatizzo con chi oggi rimane un po' Così stordito, stranito eh, dalle famiglie come la nostra, quindi eh, diciamo una famiglia non tradizionale si potrebbe dire, perché quando lei mi disse così, io lì per lì la giudicai. La trovai una proposta scomposta, goffa. Non... E questo libro nasce perché eh, la giudicai perché non c'era immaginario. Io non, nel mio cervello non poteva appoggiarsi a nessun esempio, non c'erano film, non c'erano libri, non c'erano testimonianze, non c'erano famiglie. Eh, almeno in Italia ce n'erano pochissime, non visibili. E quindi quando lei mi disse così io eh, rimasi perché non, non lo potevo immaginare. Quindi due mamme e una figlia. E poi cosa è accaduto? Eh, come capita, credo, a molte coppie o, o ad alcune coppie abbiamo sentito il bisogno di eh, ampliare la famiglia. E, e, e quindi abbiamo, ci siamo infilate in questo lungo percorso perché in Italia non è, non è legale, due persone dello stesso sesso non, non possono procreare e, e quindi anche se eh, la, la, la maggior parte delle, delle coppie che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita o alla gestazione per altri sono eterosessuali. Eh, quel 2% sono le coppie come la nostra, e appunto siamo, siamo, eravamo fumo, fumo costrette come oggi anche, ad andare all'estero e a cercare un donatore. E poi è stata un'avventura, eh, diciamo, per me avvincente, anche se ha avuto tanti ostacoli, perché, per esempio, eh, Rory, mia moglie, non era la genitrice legale, perché, non essendo legalmente possibile, lei era, eh, non era nessuno per eh, mia figlia, io sono una mamma biologica. E quindi abbiamo deciso di intraprendere eh, una battaglia contro lo Stato, poi a tutti gli effetti, rivolgendoci a un tribunale e chiedendo che venisse riconosciuta questa bambina come figlia legale di mia moglie, eh, diciamo per quello che oggi si chiama step child adoption, cioè l'adozione del figlio biologico del partner, in questo caso omosessuale. E la nostra sentenza è stata favorevole sia pure in secondo grado eh, e sia pure dopo la prima consulenza tecnica d'ufficio. Eh, mai chiesta a una famiglia come la nostra perché sono perizie che si richiedono a genitori abusanti, non certo a genitori omosessuali. Alla fine eh, questa sentenza è stata positiva ed è stata la seconda in Italia, quindi abbiamo spero aperto poi anche la strada ad altre famiglie, ma ricordo che non c'è una legge in Italia, quindi c'è questo vuoto normativo che è attualmente è anche motivo di una sorta di persecuzione di Stato contro le famiglie come la nostra. E quindi ebbene sono molto contenta di aver scritto questo libro per far capire come già dice la scienza all'unanimità, la scienza internazionale con studi con la peer review, che i bambini possono essere felici sia con due mamme, sia con due papà, sia con un papà e una mamma, sia con un genitore singolo, l'importante è che ci sia amore e che gli siano garantite le funzioni di norma e le funzioni di cura, quindi insegnargli i limiti, ma anche l'accoglienza. Ecco, quindi è nata Barbara, una bambina che oggi ha circa 10 anni. Che cosa serve a un bambino, a una bambina, per essere felici? A ah, questo credo che ognuno di noi può rispondere perché i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono sicuramente figli, tutti, e qualcuno di loro, come qualcuno di noi, è anche genitore. E quindi ognuno ha la sua risposta personale. Credo che forse possiamo dire all'unanimità che ha bisogno di amore, di ascolto. Di essere messo o messa in condizione di poter fiorire per la sua natura, e ovviamente chi è più privilegiato forse avrà una vita un pochino più in discesa, augurabilmente, e gli altri un pochino più in salita. Però sicuramente eh, al di là di quello che dico io e della mia esperienza personale, appunto, come ci ricordano gli studi, ormai la letteratura scientifica ha 50 anni, quindi è giovane ma non più vivella. Eh, l'orientamento sessuale dei genitori o il loro sesso biologico non influisce sulla crescita dei bambini, tranne che per un punto che è importante ricordare, cioè per il cosiddetto minority stress disorder, che vuol dire bullismo. Quindi il problema che possono incontrare quei bambini eh, figli di famiglie come la nostra è uno stress dato dalla comunità di pari, che non sono quasi mai bambini nella mia esperienza, ma sono i genitori. Della comunità di pari dei, dei nostri figli che eh, magari hanno qualche eh, disagio riguardo a famiglie non tradizionali. Quindi molti eh, rimarranno sbigottiti, io credo, di fronte al racconto di una famiglia come la tua, ma dobbiamo essere comprensivi verso questo tipo di sbigottimento. Tu lo dici sempre in occasione, dura, eh, durante le presentazioni dei tuoi libri. Sì, quello che dicevo prima, io sono stata la prima a trovarmi completamente spaesata di fronte all'idea di di diventare genitore con una donna, insieme a una donna. E, quello che mi ha mosso è stato un po' l'amore, che è sempre una forza propulsiva fortissima, un po' perché io sono un profilo sfidante, quindi l'idea di fare qualcosa che non era mai stata fatta, dico per dire, insomma, che comunque non erano le prime armi, erano situazioni pionieristiche, per me era molto motivante, e, e un po' perché... Io e mia moglie pensavamo che la vita è talmente bella anche nella sua deriva peggiore, nelle vite più disastrate, è comunque, vale comunque la pena di essere vissuta, e noi ci sentivamo in grado di allevare una, una vita. E poi, nel momento in cui è nata nostra figlia, è nata Barbara, è stata una cosa talmente avvincente che. Mm, <ride> non so come dire, veramente, la cosa più bella che ci sia capitata. Questo libro è già un successo editoriale, tra l'altro, ha una bellissima copertina. Realizzata da un artista Marco Lodola. Qui siamo nel programma dell'arte. Beh, è stato un dono bellissimo perché Marco Lodola ci ha mandato a casa una scultura, eh, questa da cui è stata tratta la copertina gigantesca. Una, una scultura luminosa, scultura, immagino, scultura conoscendo luminosa. Marco Lodola. Eh, e lui ha voluto sostenere questo progetto esistenziale. Creando un trittico eh, come un po' irriverente, no? come a sfidare in modo iconico l'immagine del presepe tradizionale di padre, e madre in realtà e figli. E, e quindi noi ogni sera risplende nel nostro salotto eh, anche così per, per farci specchiare in questi colori meravigliosi che lui ha scelto per noi. Qual è il commento che ti ha più ferita se c'è eh, di coloro che hanno letto il libro che comunque lo hanno avuto per le mani, e hanno saputo di cosa trattava? Allora, io sono. Noi abbiamo la fortuna di essere circondati da fan, quindi, no, nella mia vita personale, eh, c'è una grande ferita che racconto nel libro, che è non essere accettata da due persone topiche nella mia famiglia. E questo è un dolore personale che racconto nel libro anche con una certa commozione. E quello che mi ferisce tantissimo come attivista, se così possiamo dire, ma non attivista delle famiglie omogenitoriali, attivista dei diritti umani è questo accanimento dello Stato italiano contro le famiglie come la nostra che considero bullismo di Stato, perché comunque è un accanimento contro i bambini, l'idea di togliere a dei bambini lo status di figli, lo trovo una cosa di una violenza, cioè che improvvisamente un bambino può non non avere più il genitore legale come tale. E quindi questo mi ferisce ehm, per la radice umana, per l'empatia della radice umana in comune con gli altri cittadini e cittadine italiane. Mi ferisce di essere rappresentata ehm, in questo modo dai nostri politici. Molto doloroso. Senti, io a questo punto vorrei ascoltare tua figlia, perché tua figlia ha scritto una lettera ai lettori di questo libro che è una lettera che possiamo dedicare anche a tutti i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono da casa. Ce la vuoi leggere? Sì, allora noi abbiamo negoziato la scrittura di questo libro con nostra figlia, perché eh, comunque vengono, noi apriamo le porte di casa, vengono raccontati aneddoti piccoli e grandi, quotidiani. Molto intimi. Molto intimi. E, ovviamente sappiamo, lo sappiamo come figli che... A dieci anni si ha uno sguardo sulla propria famiglia, a venti un altro, a trenta un altro, eccetera. Quindi può essere che l'accordo che abbiamo negoziato con lei oggi magari un domani non sarà più valido, però abbiamo voluto che lei fosse d'accordo. Quindi il libro inizia con un dialogo in cui le chiediamo tu sei d'accordo e finisce con una sua lettera ai lettori che è questa. Eh, non l'abbiamo toccata neanche nelle virgole. Cari lettori e lettrici, voglio dirvi che non è strano stare con due mamme, è normale per una che è civile, ma per gli altri no. Perché non hanno legato un rapporto con due mamme o due papà. E l'idea che due donne si baciano è strana per chi non ha due mamme. Però stare con due mamme è fantastico perché ti senti al sicuro, ti senti protetto, ti senti rassicurato. E non ti importa quando litighi con loro perché ti vogliono sempre bene e te lo dicono. Quando ne hai bisogno ti rassicurano, ma quando non ne hai, no. E ti lasciano stare. Io dico che per me non è strano stare con loro perché gli voglio bene e anche loro ne vogliono a me. Ma questo è per tutte le famiglie, non solo per la mia, ma io alla mia li voglio tanto bene, sia a Mamma Eo sia mamma Rory. Grazie a loro mi sono fatta tante nuove amicizie, come Flavia e Margherita. Perciò io ne vado fiera di questa mia famiglia. Grazie a Eugenia Romanelli, salutaci Rory e Barbara. Ed ora pochi minuti, pochi pochi di pubblicità e poi torniamo qui a Stato dell'Arte con Dacia Maraini. E tu chi eri? L'infanzia, la cifra di questa riedizione di Rizzoli delle interviste condotte da Dacia Maraini, a cavallo tra gli anni 60 e 70, ai protagonisti della scena artistica e culturale italiana. Una porta d'accesso sull'intimità di donne e uomini che ora non ci sono più e di cui, tra le righe, sembra quasi di distinguere le voci: quella cerimoniosa di Gadda e quella squillante di Maria Callas, o quella bassa e gentile di Natalia Ginsburg, e poi ancora quelle di Per Pasolini, Giorgio De Chirico, Roberto Rossellini, Mario Schifano, Bernardo Bertolucci, Maria Callas. Dacia Maraini ci porta per mano in un dialogo col passato, emotivo e dolente, ma sempre autentico, un'indagine sul mistero della personalità racchiuso nei primi anni di vita, che continua a essere uno dei più profondi enigmi dell'esistenza, alla scoperta dell'ineffabile seme dentro ognuno di noi, che ci fa brillare di unicità da quando siamo bambini. E Oggi a Storie parliamo di libri, libri che vi consigliamo da leggere, perché no? Anche sotto l'ombrellone. Il primo che vi consigliamo lo avete già visto nella nostra copertina. Eccolo qui anche sul nostro Ledwall, Dacia Maraini. E tu, chieri, interviste sull'infanzia a donne e uomini che hanno fatto il Novecento. Burr. È questo un libro, una riedizione di un volume di grandissimo successo. Noi abbiamo in collegamento da Roma, dalla sua abitazione, l'autrice Dacia Maraini. Ben trovata Dacia Maraini, in studio un'amica di Dacia Maraini che è stata anche il nostro gancio per questa intervista, Mariella Reino, che già conoscete perché è la nostra testimone della vita culturale, docente, amatissima di letteratura italiana e a fianco a lei Nicola Bonimelli di Edizioni Tlon, perché parleremo anche di questa straordinaria casa editrice e dei suoi titoli tra best-seller e nuove uscite. Dottoressa Maraini, comincerei da lei. Abbiamo detto un libro che parla che raccoglie le sue grandi interviste a personaggi che hanno fatto il Novecento, la cui lezione, la cui testimonianza è però sempre attualissima. Cito per esempio Giorgio De Chirico, Mario Schifano, questo è un programma dedicato alle arti visive, quindi comincio necessariamente da loro, Roberto Rossellini, Gaiolenti, Bernardo Bertolucci, Renato Cuttuso e tanti altri. Come è nato questo libro? Abbiamo detto che è una riedizione, questo libro comincia con un'intervista molto complessa. A un personaggio incredibile come Montale, il premio Nobel. Sì, perché io, mi hanno chiesto, un giornale mi aveva chiesto di fare un'intervista a Montale. Io sono andata da lui, ma io ero una ragazzina, quindi avevo, ero molto intimidita, no? avevo un gran rispetto per lui, una grande ammirazione. E chiedendogli della poesia. Lui rispondeva con molta eh, bruschezza e con molto malumore, non ne voleva parlare. Poi mi ha parlato male di tutti i poeti che esistevano, tutti i suoi contemporanei, e anche quelli di prima. E io ero molto imbarazzata, non sapevo che fare. Poi mi è venuto in mente: dico, ma forse gli faccio qualche domanda invece sull'infanzia no? e allora gli ho chiesto qualcosa sulla, sulla sua infanzia, su quando era bambino, sulla madre, sul padre e lì improvvisamente ho visto che lui si scioglieva, diventava mh, più umano insomma e allora da lì mi è venuta l'idea ho detto ma vedi può darsi, è così importante l'infanzia che può darsi che possa essere un, una, un modo, uno strumento per far parlare e per capire poi da dove viene fuori la genialità, perché io sono tutti personaggi di genio, da Rossellini appunto a De Chirico a Pasolini a Natalia Ginsburg, insomma tutte, tutte persone di grande talento, di grande successo. però io volevo sapere come eravate da bambini? Ecco il titolo, anche tu chieri. Sono personaggi molto diversi. Ecco, quindi con storie molto diverse. Però quali sono i temi che tornano? Ci sono? Sì, ci sono. Beh, naturalmente è una generazione quasi tutti sono venuti fuori subito dopo la prima guerra mondiale, cioè fra la prima e la seconda guerra mondiale, no? E un tema che viene fuori molto impressionante è la povertà. Tutte queste persone che oggi magari un quadro di De Chirico vale milioni e milioni, allora era povero, era una, persona, sì, una famiglia abbastanza, uh, mh, abbastanza benestante ma non ricchissima. E tantissimi di questi scrittori, poeti eh, parlano di una società povera, di una famiglia povera e viene fuori le sofferenze che hanno patito, vengono fuori... Però ecco, un rispetto verso la cultura che francamente oggi si trova poco, verso la memoria. No? I tempi erano diversi, cioè i tempi di, del vissuto erano tempi lenti, quindi si aveva il tempo di leggere, di riflettere, di discutere. Oggi si corre, secondo me troppo sinceramente, perché va bene correre, ma se si corre troppo si perde di vista la realtà. Perché tutto si frantuma, tutto diventa passato nel tempo di pochi attimi, il presente diventa passato, e quindi eh, sinceramente penso che da questo punto di vista eh, era un tempo migliore, almeno migliore per l'arte, Mariella. Cosa vuoi domandare a Dacia Maraini? Datta, beh, ehm... L'infanzia è vero che è uno scrigno della vita di ciascuno. Eh, a questo punto, a parte i protagonisti dei libri, sono tutte interviste. A, 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 dice bene Dacia di, veramente di geni, quando veramente la parola genio era usata eh, in maniera propria, non come adesso che si usa la parola genio in maniera piuttosto impropria. Un, una pennellata del, dell'infanzia di Dacia, della sua infanzia, che è uno scrigno così ricco. Eh, un ricordo particolare, molti conosciamo cose della, della sua storia, naturalmente una scrittrice, un personaggio culturale, un persona, un personaggio culturale così famoso, ma qualcosa della sua infanzia che ancora oggi, a distanza di tempo, le sovviene, costituisce un riparo, un ricordo dolce, un rifugio, ecco questo. Ma dunque, allora io oh, a un anno ero in Giappone no? perché mio padre, antropologo, faceva uno studio, aveva, uh, aveva vinto una borsa di studio, quindi siamo andati in Giappone. Ecco, i primi ricordi, devo dire la verità, sono molto belli perché vivevamo in mezzo alla neve, in un'atmosfera eh, un giapponese molto ridotta, non ricca, però felice. Ecco, c'è una famiglia molto unita. Poi ecco, invece nel, dal 1943 cominciano i guai perché eh, ci hanno chiuso il campo di concentramento come antifascisti e lì veramente è stata durissima. Io sinceramente non, non pensavo di uscirne viva. Ogni sera mi stupivo di essere ancora viva. Quindi ecco, lì i ricordi, quelli sono molto brutti, però sono accompagnati. Dalla fine della guerra. La fine della guerra è stato un momento meraviglioso, veramente non si può immaginare cosa vuol dire uscire da una guerra terribile in cui eravamo affamati e poi soprattutto le bombe che cadevano tutti i giorni, da tutti i momenti. E stavamo sempre in bilico fra la vita e la morte. Quindi, e questi americani sembravano degli angeli che portavano, ci portavano la cioccolata ci portavano eh, la, la, da bere la coca cola insomma allora sembravano delle cose meravigliose anche perché avevamo fatto la fame quindi era meraviglioso poi purtroppo, purtroppo hanno fatto tanti errori ma in quel momento erano i liberatori eh, ed è stata un'esperienza un bellissima dottoressa Maraini che rapporto hanno avuto questi giganti che lei ha intervistato con i genitori? Perché lo sappiamo, con i genitori spesso si hanno rapporti problematici. Eh, devo dire che, nonostante, appunto, e forse chi lo sa, qualche genio è venuto fuori proprio per, per i rapporti difficili con i genitori. No, devo dire che quasi tutti hanno avuto rapporti difficili: o il padre assente, molti avevano il padre assente, o la madre eccessivamente interventiva, eh, repressiva, oppure che voleva che il figlio facesse qualcosa di diverso da quello che lui voleva fare. Cioè I genitori probabilmente erano molto più presenti e più eh, autoritari di quello che poi sono diventata oggi, invece che al contrario non c'è nessuna autorità riconosciuta. No? Questo sì, molti uscivano dalla famiglia, scappavano, scappavano dalla famiglia appena potevano, perché la famiglia era piuttosto un luogo di coercizione, questo si può dire di quasi tutti. Quelli che io ho intervistato, poi ci sono appunto dei casi eh, di diversi, ma insomma moltissimi hanno avuto conflitti con la famiglia. Leggendo il suo libro si ha l'impressione che questi straordinari personaggi abbiano perso in corso d'opera la fede perché hanno avuto quasi tutti genitori cattolici, particolarmente osservanti, però poi loro hanno perso, non dico una vena spirituale, però ecco. Quel tipo di cattolicesimo legato ai riti. È vero, è vero. Ma molti cominciano con la fede, che è una cosa bellissima, ma la fede è un sentimento, no? Quando si rendono conto che il sentimento si identifica con un potere che diventa impero, perché poi la Chiesa a un certo punto diventa un impero, cioè poi c'è il suo esercito, c'è le sue prigioni, c'è i suoi carceri, c'è la sua tortura, c'è le sue esecuzioni, ecco lì. Lì è, è questo che secondo me crea una disaffezione. Non hanno più voglia perché la fede crolla di fronte alle malefatte di una Chiesa che non tiene conto delle parole bellissime rivoluzionarie di Cristo. No? Quando si rendono conto che c'è questo, questo scontro fra la Chiesa come impero e la Chiesa invece, quella, quella della fede, quella di Cristo. Che appunto, predicava la fraternità, l'amore, l'attenzione la, 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 verso gli altri, la carità, insomma, tutte cose che poi sono purtroppo la Chiesa spesso le ha dimenticate. E quando si rendono conto di questa contraddizione? Spesso perdono la fede per mantenere magari un atteggiamento come anche Pasolini no? di eh, amore per Cristo, ma di eh, rifiuto totale della Chiesa come impero. Due ultime domande. Qual è l'ultimo libro che ha letto? Ha uh, detto, io ne leggo centinaia perché fra l'altro sono nella giuria di molti premi e quindi naturalmente mi trovo a leggere continuamente i premi, per esempio tutti i libri. Del premio Croce, eh sì, anche il premio Croce sono dentro anche il premio Croce. E anche il Premio Strega, per esempio, questi libri molto belli: della Calandrone, della Postorino, eh, di, eh, della Petri, sono libri molto belli. È eh, difficile poi, fra l'altro, dare dei giudizi e dei voti. Io non amo molto dare voti. Per me i premi, devono eh, i libri devono dare delle emozioni e quando un libro mi dà delle emozioni, a me non interessa se arriva primo o secondo a un premio. Senta, lei è una grande viaggiatrice, lo è sempre stata. Come ci vedono dall'estero? Eh, eh, guardi, è, è contraddittorio. Eh, quando vado nelle università, io vado spesso, fra l'altro a ottobre, farò cinque università americane. Nelle università c'è un grande rispetto verso la cultura, la letteratura, la pittura, la musica italiana, cioè considerato proprio il paese dell'arte. E non a caso la nostra lingua è la quarta lingua studiata, non parlata, ma studiata del mondo e la considerano la lingua dell'arte. Mentre quando si parla di politica, del costume eh, italiano, allora lì... Eh, Lì purtroppo non facciamo una bella figura perché viene fuori appunto un'Italia eh, un po' troppo mandolinesca, cioè che eh, non, non prende sul serio le regole, non prende sul serio le leggi. Eh, eh, Ecco, un po' troppo superficiale questo viene fuori e poi certamente non ha aiutato. Il fatto, no? purtroppo, io me lo sento dire: a me dispiace, perché io non parlo mai male del mio paese quando sono all'estero, ma sento dire eh bunga bunga, e questo a me dispiace perché è un modo no, di dire fate un po' ridere perché non sono seri i vostri, i vostri politici. E questo a me dispiace perché secondo me invece è un paese deve sempre essere preso sul serio e deve essere rispettato. Grazie a Dacia Maraini, so che ci deve lasciare perché ha altri impegni, la ringrazio per il suo tempo ed ora in studio... Eh, studio do... Ciao. Grazie Dacia, grazie di tutto. Grazie e adesso la parola a Nicola Bonimelli che è uno dei signori TLON. TLON è una casa editrice straordinaria, innovativa. Che cos'è esattamente TLON? Perché è molto più... Di una casa editrice, mi pare. Innanzitutto è um, un racconto di, eh, di Borges, lo scrittore argentino, che intitola il primo eh, racconto della raccolta eh, Finzioni. Tlon Ukbar Orbis Terzius quindi questo Tlon alla di Eresi che noi abbiamo sublimato con i tre pallini del nostro logo e racconta in questo racconto di, di un mondo immaginario di un mondo ehm, per certi versi anche incomprensibile, siccome noi immaginiamo eh, il nostro progetto culturale come un progetto molto vario molto ampio eh, insomma, ci siamo fatti ispirare da, da Borges da cui abbiamo rubato anche diverse cose perché due delle nostre collane eh, sono borghesiane. Una è Finzioni, che è la nostra collana di eh, narrativa, e Aleph è quella che dedichiamo ai cataloghi d'arte. Etlon è una grandissima eh, idea di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, eh, che è nata nel 2016 ed è nata sia come casa editrice, ma subito come progetto di divulgazione eh, sui social attraverso eh, seminari, incontri, podcast. Quindi è un progetto che Cerca di concepire la cultura e la divulgazione culturale in maniera ehm, veramente molto eh, ramificata e, e variegata. Come si diventa autori di Tlon? Come scegliete i vostri autori, i vostri libri? Allora, ehm, noi ehm, tutte le persone che compongono la, la redazione, in particolare eh, Maura eh, e Andrea, No, no, non è che voglio fare eh, il bello eh, e incensarci troppo. Studiamo. Beh, tu sei il commerciale, quindi sei giustificato perché attenzione amiche <ride> e amici: lui è il commerciale di Tron. Quindi, però, lo può dire questo: no? Tu devi vendere l'azienda, tra l'altro è un'azienda editoriale, quindi siamo contenti di vendere un'azienda editoriale e i libri. Ma io scherzando di studiare. Quindi hai, dico, puoi, puoi andare. I, I nostri libri io non li leggo, però li vendo. No, non credo scherzo. questo che sia vero, non credo. <ride> eh, non fatevi ingannare dalle apparenze. Studiamo, nel senso che la nostra linea editoriale ne parlavo tempo fa con, eh, con alcuni librai e libraie che mi chiedevano: Sì, vabbè, ma come più o meno la stessa domanda, cioè come scegliete i libri. Uh, la nostra linea editoriale è cambiata molto nel tempo ed è cambiata sulla base del, de, delle nostre letture, dei nostri interessi, cioè la, mh, la domanda che ci facciamo è che cos'è che vogliamo leggere che non troviamo in giro e ovviamente per capire se una cosa che vogliamo pubblicare e che vorremmo leggere uh, c'è o meno in giro dobbiamo leggere parecchio. L'idea è che cos'è che possiamo approfondire? Che cos'è che possiamo approfondire? Che cos'è che possiamo far approfondire ai nostri eh, lettori e alle nostre lettrici? Guarda, qui intervengo io perché voi avete un best seller che si intitola, adesso vedremo anche la copertina, Il mostruoso femminile. Secondo te perché è diventato un best seller? E innanzitutto di cosa tratta, diciamo, ai nostri amici a casa? Eh, eh, perché è diventato un best seller? Eh, perché è un capolavoro molto banalmente è un libro che è un libro che ci ha sorpresi perché ovviamente quando pubblichiamo un libro eh, ci auguriamo che possa piacere a, a chi legge a chi ci segue però non ci aspettavamo questo questo successo di quante eh, copie parliamo vendute eh, quasi 30.000 che per essere una realtà editoriale non gigante eh, stiamo parlando di un numero molto molto grande Eccola qui la copertina, il mostruoso femminile, il patriarcato e la paura delle donne. Bellissima tra l'altro. È, è bellissimo innanzitutto lo stile, l'autore è, mm, è molto arrabbiato e io credo molto nella, nella rabbia come veicolo di, di, di concetti. E il mostruoso femminile è un, um, il racconto del, del, attraverso riferimenti cinematografici, attraverso la letteratura, attraverso la mitologia, attraverso i casi di cronaca, um, attraverso i film, del perché uh, il mostro, la figura mostruosa abbia spesso delle caratteristiche femminili <coughs> quando no, non è direttamente una, una donna e l'autore sostanzialmente ci accompagna in un viaggio molto ricco perché appunto come dicevo dialoga con tantissimi eh, ambiti eh, narrativi e, e dialoga con queste, con queste figure per eh, sostenere quanto il mostruoso che abita la nostra cultura o che presumiamo che abiti la nostra cultura, sia in realtà una eh, proiezione di quanto eh, l'ambito, l'orizzonte femminile, ma soprattutto di quanto il corpo delle donne faccia paura. E quindi ehm, è un libro che riesce a essere incisivo, ma anche molto, molto ampio, perché cerca di dimostrare questi concetti attraverso, attraverso tantissime storie. Ecco, tra le storie di successo e i vostri bestseller c'è anche Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano? Questo è un libro che l'autore Giudellison Sadie Doyle, l'autore del Mostoso Femminile, ha scritto prima del Mostoso Femminile, che noi abbiamo pubblicato però dopo, e che è, spezzate, traduce il, il titolo del, del libro in inglese che è Trying Wreck, che è, che, diciamo nell'orizzonte anglofono, traduce chi deraglia, cioè il deragliamento del treno, mm. e che è una, una figura sociale. Eh, eh, di chi sbaglia, di chi in qualche modo si uh, mette nella condizione di essere esposto alla, alla, alla pubblica gogna e che quindi viene bombardato di, uh, di, di, di insulti, di violenza verbale e non solo. Um, quello da cui parte l'autore è, quando una donna sbaglia, e cita esempi molto interessanti, anche molto diversi, da Britney Spears a Charlotte Bronte, a Sylvia Plath, a Paris Hilton, a Hillary Clinton, tutti sbagliamo e tutti quanti veniamo eh, in qualche modo stigmatizzati per l'errore che facciamo, le donne di più. Eh, e questo fa un po' il pandan su quello che solitamente succede, perché quando la donna in qualche modo è vittima di, di, di violenza, eh, spesso deve faticare per farsi, per, farsi, per farsi credere, e quindi viene un po' minimizzato. Quindi, come dire, quando la donna eh, protesta, eh, la protesta viene minimizzata, quando la donna sbaglia, l'errore invece viene ingigantito. E con questo libro speriamo di portare una luce su questa dinamica francamente terribile. Mariella, tu sei un'accanita lettrice. Che cosa ne pensi di questa linea editoriale che stiamo ascoltando? Beh, non posso che pensarne bene, molto bella, la seguo, eh, sono bravissima. A parte le copertine, anche proprio graficamente, la scelta grafica è veramente felice. E poi, davvero, sono mol molto interessanti tutte le, le, le collane che avete deciso di. Di, insomma, di, di, di portare avanti e, e tutto il, il lavoro di Maura Gancitano e Andrea Colamedici è straordinario perché, eh, insomma, al, i social ogni tanto non spesso, ma insomma, ogni tanto su Instagram seguo, su, fanno proprio delle storie che si fanno seguire anche moltissimo da giovani, che è la cosa anche molto importante. Seminari, eh, la riedizione per esempio del libro di Naomi Wolf sul mito della bellezza, quello è bellissimo. La presentazione che hanno fatto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma e sono attivissimi, io sono, li ammiro come. Eh... Eh, scrittori, eh, donna e uomo di cultura, ma anche proprio come persone mi chiedo quante vite <ride> hanno, perché so, so, sono... Hanno, sono hanno, sì, stiamo parlando, lo dico per i nostri telespettatori eh. e telespettatrici dei fondatori storici, fondatori di Tron, storici ecco, ecco, oltre con, che autori con, con la vostri famiglia, best quindi sì, io sì. l'aspetto anche, mi chiedo ma come fanno? Sono ammirata non solo dal punto di vista professionale, ma umano e personale anche della loro vita. Ed evidentemente sono eh, straordinarie, hanno innumerevoli talenti, non solo professionali, Io anche quando umani. Vado a, quando vado a casa loro, cerco nelle stanze se ci sono dei cloni perché <ride> fanno <ride> talmente tante cose. Sono... Eh, e sì, diciamo, il successo di Elon dipende tantissimo dalla, dalla loro urgenza eh, divulgativa e anche da questo bisogno di. Di lavorare su più livelli attraverso l'ideazione di festival, sì, sì. perché è chiaro che Edizioni Tlon, Tlon è una squadra, ma sicuramente la loro inventiva e la loro resistenza anche fisica resi è, sì, è fondamentale. E lo fanno bene, cioè non, io noto sempre una grande professionalità, mai un'improvvisazione, quindi eh, questo è anche il, il dato interessante. E bravi, bravissimi. C'è sempre stata una grande attenzione alla filosofia, avete anche prodotto un festival importante. Perché questa attenzione alla filosofia? Noi qui lo diciamo sempre a stato dell'arte, in questo momento storico più che mai occorre il pensiero, soprattutto di fronte all'upgrade tecnologico così incalzante. Però per voi perché è importante la filosofia? Ho letto che avete detto per la fioritura personale, che cosa vuol dire? Ah, innanzitutto siamo, eh, quando abbiamo fondato Tlon, siamo tutti e tre laureati in filosofia e io di solito scherzando dico, beh... Uh, ottimisticamente, se non facessi questo sarei disoccupato perché insomma, Beh. un laureato in. <ride> tu ottimisticamente... sei un filosofo che fa il commerciale, uh, quindi, quindi... Pericolosissimo, eh? pericolosissimo. Beh, ma la filosofia ha molto a che fare con. nasce sì. nel, nelle piazze, nelle strade, quindi in questo senso il termine piazzista ha quasi una rilevanza filosofica notevole. Scherzi a parte, ehm, eh, nasce dal, dal nostro amore per, per la filosofia, quindi. E, eh, quello che è importante e questo si vede tantissimo nel, nell'opera, sia scritta ma divulgativa in generale, di Mauro Andrea, è che, e qui mi ricollego al discorso della fioritura personale, cioè eh, l'idea che la filosofia sia una sorta di montagna russa, cioè è chiaro che la filosofia ha a che fare con quelle che vengono definite le vette del pensiero, però poi c'è anche il bisogno di, di portare questo pensiero più in basso, quindi di, di legarlo alla vita, al, al contemporaneo, al, 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 al vivere in comune. Quindi la filosofia, come, così come la, la intendono Maure Andrea, così come la intendo io, così come la intendono i libri di Tlon, è un approfondimento. Una lettura del reale e di sé eh, con il pensiero, ma che sia però eh, un pensiero a, a, che aderisce alla realtà per, per, per cambiarla, per criticarla. I libri di Mauro Andrea, sono, per edizione di Lone sono abbastanza esemplificativi in questo senso, perché appunto, lezioni di meraviglia, viaggi tra immaginazione e filosofia e poi la società della, della performance, che è una straordinaria, sono di parte ovviamente, analisi della società contemporanea e dei rischi de, delle dinamiche della società contemporanea eh, per, per ogni individuo. Se ti buca la filosofia raccontata in questo modo, piace ai più giovani? Eh, sì, perché solitamente quando si parla di filosofia, spesso in ambito accademico, ma no, non sempre fortunatamente, sicuramente in ambito scolastico a parte i casi in cui il docente o la, o la docente sono particolarmente appassionati, e, e spesso, spessissimo è così, però l'impostazione della filosofia in Italia è più che altro ehm, storica, quindi che è fondamentale, però la filosofia non è soltanto la cronologia de del pensiero, cioè quello ha pensato questo, poi c'è stato quest'altro, la, la filosofia nasce da, dalla meraviglia, eh, per questo citavo eh, lezioni di meraviglia, e quindi se si riesce attraverso i libri, attraverso mh, opere di divulgazione, attraverso l'arte, se si riesce a, ehm, a meravigliare, che è diverso da, dallo scioccare, la nostra è una società che, che punta allo sciocche perché per vendere bisogna, bisogna scioccare, la meraviglia è diverso, forse se si fa un, un discorso ehm, in cui si fa vedere quanto l'arte, la lettura, i libri possono eh, destare questa forma di, di meraviglia, e allora, magari non subito, ma il lettore e la lettrice eh, attenti forse riescono a dire c'è qualcosa di più di quello che non capisco. Grazie a Nicola Bonimelli, grazie a, te, grazie grazie a Edizioni Tlon, a consultate il loro catalogo per delle letture diverse per quest'estate 2023, Mariella Reino rimane con me perché devi sapere Mariella che ora devo lanciare la pubblicità, pochi minuti ma poi rientriamo. Sì. Con Wim Wenders, Sebastiano Salgado, Papa Francesco, insomma, abbiamo un altro blocco da leoni qui a Stato dell'Arte. A tra pochissimo. Cosa hanno in comune il genio visionario dei registi Dennis Hopper, Wim Wenders e Demir Kusturica, uno dei più grandi fotografi del nostro tempo come Sebastiao Salgado e, infine, Papa Francesco? Sicuramente un luogo e una fondazione in Italia. La storia straordinaria, è proprio il caso di dirlo, che vi raccontiamo oggi a Finestra sul Mondo, si apre su Solares, fondazione delle arti di Parma. Con il regista Wim Wenders la Fondazione Solares ha iniziato la collaborazione nel 1997, intensificandosi con il documentario Il sale della terra sul fotografo Sebastiao Salgado, film ideato e coprodotto con Francia, Germania e Brasile. Un film con cui ha vinto il Festival di Cannes e che ha valso la candidatura nella cinquina dei documentari e premi Oscar di Los Angeles. La collaborazione tra Solares e Wim Wenders è proseguita poi con il film Papa Francesco, un uomo di parola, coprodotto con il Vaticano, la Svizzera, la Germania e la Francia. Un'esperienza fino a quel momento storico completamente inedita e davvero toccante con un pontefice che per la prima volta ha raccontato in un documentario la sua visione del mondo. Sono le parole del presidente della Fondazione Parmense Andrea Gambetta che oggi in esclusiva per Stato dell'Arte ci apre lo scrigno dei suoi tesori. Ci ha raggiunto in studio Andrea Gambetta, lo abbiamo annunciato nel nostro servizio che è il signore della Fondazione Solare, sì, il presidente naturalmente c'è una grande squadra in fondazione, ma è lui è la mente principale di una serie di documentari che vengono prodotti e che stanno facendo la storia del documentario in Italia e nel mondo. Ci ha portato delle vere e proprie gemme Andrea, allora, innanzitutto, che cos'è Solares? Perché a molti amici e amiche, telespettatori e telespettatrici, potrebbe non dire nulla questo nome. Diciamo che è una fondazione che si trova a Parma, ma che cosa fa in particolare? Perché fate un po' di tutto, siete una vera e propria factory delle idee. intanto ti ringrazio, e come giustamente hai detto tu, è sempre un lavoro collettivo, perché riguarda davvero molti ambiti. Ma fin dalla nostra così eh, prima. Eh, dal primo pensiero, in qualche modo, abbiamo sempre cercato di avere un approccio eh, multimediale, anche se ai tempi non andava tanto questa parola, però, ecco, con l'idea di una contaminazione propositiva, positiva anche fra le varie discipline artistiche, che ha portato anche a progetti, come avete fatto vedere un po' nel nostro servizio. La Fondazione è, ha al proprio interno il Teatro delle Briciole, che è nata nel 76, quindi è una delle primissime compagnie teatrali specifiche nella propria produzione, nei propri linguaggi per bambini piccolissimi, dai 2-3 anni fino all'adolescenza. Ma ha sempre avuto un occhio di riguardo anche verso l'arte contemporanea, verso la fotografia, verso il cinema. E il cinema documentario. E allora partiamo dalla fotografia perché cominciamo con un primo regalo per i nostri telespettatori e telespettatrici al nostro regista Lorenzo Rocchi. Già gli brillano gli occhi perché stiamo parlando di un documentario straordinario dedicato ad un fotografo straordinario, il più importante contemporaneo probabilmente, Sebastiano Salgado. Diretto, pensate un po', da Wim Wenders. Guardate. Un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce, un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci e ombre. Quando sono arrivato sul ciglio di questo immenso buco, mi si è aperta davanti in una frazione di secondo la storia dell'umanità, la storia della costruzione delle piramidi, la Torre di Babele, le miniere di Re Salomone. Non immaginavo che stavo per scoprire molto più di un semplice fotografo. Una cosa l'avevo già capita di questo Sebastiao Salgado. Gli importava davvero della gente. Dopotutto la gente è il sale della terra. Siamo animali molto feroci. Siamo animali terribili, noi umani. La nostra è una storia di guerre. È una storia senza fine. Una storia folle. Andrea, che cosa vuol dire lavorare con Sebastiano Salgado? Ma guarda, intanto ormai noi lavoriamo con Sebastiano dal no, 2001, quindi insomma, comincia a essere una lunga amicizia. E devo dire è una persona di una sensibilità e di una capacità emotiva attraverso le sue immagini, ma anche attraverso le sue azioni in qualche modo che hanno avuto un, un forte impatto anche con la realtà, infatti nel sale della terra in qualche modo è la sua storia di report, di economista prima e di reporter eh, di guerra poi che trova una sorta di serenità perché c'era poi anche questo problema sia con Wim Wenders che con Juliano Ribeiro Salgado che è il figlio di Sebastiao per dare in qualche modo dopo queste immagini scelte selezionate ma molto forti, molto d'impatto, una forte una sorta di, di, di speranza di, di messaggio positivo che era quello in qualche modo di credere ancora nell'essere umano in una, in una sorta di possibile rigenerazione e questo progetto è stato perfetto proprio per anche raccontare questa storia dell'Istituto Terra dove lui ha ricominciato a piantare più di due milioni di alberi in omaggio alla sua terra e in qualche modo proprio per restituire alla sua terra, al Brasile, una, una forma che ha, ha potuto far vedere come sia possibile riforestare anche dove erano stati tagliati tutti gli alberi, hanno fatto questa selezione dei, dei semi della mata atlantica e attraverso delle serre hanno fatto in modo che questa vallata ritornasse prima piena di piante poi di animali e quindi in qualche modo tornasse alla vita con le acque con quelle che erano un po' le caratteristiche originali quindi, Mariella, ti vorrei chiedere ecco, tu hai visto le mostre di Sebastiano sì. Salgado le mostre di fotografia che cosa ti colpisce del suo lavoro? Beh, sono degli affreschi intanto questo bianco e nero che è veramente tridimensionale io non sono fotografa non sono profana però nelle tecniche so che insomma c'è un lavoro di produzione e post produzione importantissimo però sono degli affreschi eh, che, che rimandano proprio il dato antropologico dell'uomo della sua storia i paesaggi è eh, ehm, una fotografia eh, estetica civica civile romantica eh, grandissimo veramente io vi di la mostra e lo conobbi, non, non posso conoscerlo, anzi non, non lo conosco assolutamente come lo puoi conoscere tu. Fu un incontro eh, fortunato per me, felice. Lui delizioso con sua moglie all'inaugurazione della mostra Lara Pacis Genesi. È, è straordinario, assolutamente straordinario, gli stessi libri, e il lavoro che, che tu stai raccontando. E, è fantastico, e questo binomio Venders-Salgado è veramente di una potenza straordinaria, insomma. Fondazione Solares ha anche coprodotto un documentario nel quale l'attore protagonista è Papa Francesco, diretto da Wim venders Guardiamo. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. Hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. No es debilidad tener eso, es fortaleza. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Andrea, lavorare con il Papa non è cosa da tutti i giorni. C'è un aneddoto che riguarda la produzione di questo documentario, un aneddoto che si riferisce direttamente al Pontefice. Ma guarda, devo dire che per me è stato un incontro non solo emozionante ma anche molto coinvolgente. Ed è anche questo un lavoro che abbiamo fatto, come dicevate all'inizio: è stata una coproduzione fatta anche da Samantha Gandolfi Branche e da Alessandro Lomonaco. Ma fra Svizzera, Germania, eh, con la Francia, e quindi in qualche modo è stata e abbiamo girato praticamente più di quattro anni in Vaticano. Ma lui è veramente, esprime un'umanità e una vicinanza che sono toccanti, non, non, non riesco a, a descriverlo in un altro modo. E proprio per la prima intervista, dovevamo tutti un po', insomma, era la prima volta che un Papa in qualche modo si concedeva per dare appunto una sua visione della vita, delle cose, del mondo, e quindi insomma era una situazione in cui anche calibrare le domande, però c'era un grande entusiasmo da parte di tutti e lui alla fine di ogni lunga intervista, perché abbiamo incontrato più volte per mh, circa due ore e mezza appunto di eh, domande fatte fra l'altro in spagnolo, proprio per poterlo mettere più possibile a suo agio, per poter esprimere le cose nel modo più diretto e fluido possibile, alla fine della prima, della prima intervista, lui volle salutare, poi è un, un rito che avvenne tutte le volte che ci furono anche gli incontri successivi. Voleva salutare tutti dall'ultimo macchinista, gli elettricisti, gli operatori, insomma, quindi con un grande approccio molto spontaneo. E disse una cosa che rimanevo tutti un po' così perché c'era un po' di tensione. Dice, eh, mi, mi gusta molto questo progetto perché può essere come semiglia che si se pone per todo lo slato, no? Dice, mi piace molto questo progetto perché si può, possono diventare come dei semi che si pongono per tutte le parti, si, che vengono seminati per tutte le, le parti e assen cosa sbuena, fanno cose buone. E poi si fermò un attimo e disse e che se, se invece Asses cosa smala, che se rompa la camera, <ride> perché era che si rompa la telecamera, insomma. se invece faranno del male, che si rompa la telecamera. è una battuta che scatenò un po' un momento un che era come un anatema, anatema, un anatema insomma, anatema. però in qualche modo ci richiamò tutti all'importanza anche di un progetto che doveva essere in assoluto il suo messaggio. Distribuito per tutto il mondo, tanto che poi alla fine il film è stato in qualche modo eh, circuitato da Focus Universal appunto a livello mondiale e eh, fu evento speciale al Festival del cinema di Cannes. E adesso per gli appassionati di calcio il documentario dedicato ad Arrico Sacchi. Per me, il calcio è sempre stato uno spettacolo. Ho sempre interpretato il mio ruolo come. Un regista e un direttore d'orchestra. Si è affidato sempre, come dice lui, a uno spartito. Diceva sempre che l'opera doveva essere bella. Poi certo, se hai grandi interpreti, è meglio. Io sì che voglio giocatori bravi, ma voglio che giochino con la squadra, per la squadra, a tutto campo, a tutto tempo. Noi abbiamo degli obiettivi molto precisi. Dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato a lui. Il progetto era diventare la più grande squadra del mondo. In natura degli italiani era sempre difendersi, fino a Sacchi. Tutti sentivamo che era molto esigente. Urlava, 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 e noi ogni tanto lo guardavamo. E stavi zitti. E faceva quello che diceva il mister. E' un martello, un martello pneumatico, sempre, sempre si va. Sa chi lo strameritava quel mondiale. Diciamo che probabilmente ha dato di più lui al calcio di quello che il calcio ha dato a lui. Non ci ha mai messo la pressione della vittoria a tutti i costi. Che era talmente avanti che anche se si voltava indietro vedeva il futuro tutti hanno dato tutto quello che potevano dare. Che i rimpianti devo vedere. Che bello. Perché avete chiamato questo documentario, Rico Sacchi, la favola di un visionario? Ma perché in qualche modo credo che Sacchi sia un visionario e anche in qualche modo un uomo che partendo da Fusignano ha realizzato nel mondo del calcio non soltanto grandi risultati sportivi, ma anche una sorta di filosofia importante e cerchiamo di recuperare proprio anche da quello che è stata un po' l'origine culturale della sua terra, eh, la Romagna, un po' questo, questa logica collettiva, pluralista. Eh, con, una, con un valore che riguarda il merito e non il sotterfugio per ottenere dei risultati, l'impegno, la costanza e quindi credo che davvero esista un calcio prima di sacchi e dopo sacchi, sia rispetto al pressing sia rispetto a, a gli, alcune strategie di allenamento che ancora oggi vengono studiate. Quindi è sicuramente non, non a caso è stato recentemente premiato anche dalla, dalla UEFA proprio per, per questo valore, ma credo sia, al, al di là di una persona di una grande umanità, mh, ma co-regista Nevio Casadio, credo di… di, di, di insomma abbiamo raccontato una, una personalità abbastanza originale nel campo eh, sportivo, non solo calcistico, che eh, ha messo davvero i valori prima di qualsiasi altra cosa e questo è stato in qualche modo premiato con eh, grandi risultati che tutti i testimoni che abbiamo, tutte le testimonianze che abbiamo raccolto da Madrid ad Amsterdam, da Roma a Napoli, hanno in qualche modo non solo riconosciuto ma anche eh, omaggiato proprio con, eh, con la loro presenza e con eh, le loro parole. Ecco. E adesso parliamo di Altan, un grande disegnatore, un artista del disegno, tra le altre cose anche il papà della Pimpa. Guardate. Altan vive in un castello da cui esce solo con la luna piena. E questo ha creato intorno a Altan un alone di leggenda. Ma Altan detesta gli aloni. È tutto sotto controllo di chi non si sa. Ho sempre pensato da lettore che al tempo sei il più grande di tutti. Ti rispecchi in un mondo, ritrovi la chiave di un tuo universo. Io trovo che in questo lavoro c'è un lato che non è tanto di aggressione al potere, è piuttosto di conforto per quelli che la pensano in un certo modo, che non si sentono soli a pensarla in quel modo. Non ditemi una cosa di destra o di sinistra, ditemi una cosa carina. Che è quello che mi dà più risposte dalle persone insomma. È un uomo romantico. Anche se apparentemente lui è una persona cinica. Sono pieno di assurdi sensi di colpa. Assurdi il cazzo. Sono le sue graphic novel che sono di una spietatezza assoluta con i baccarozzi, con, con, senti la, la carne in putrefazione su, su certe caravelle di, di Colombo. No? ecco. Ho avuto un'infanzia piuttosto felice, devo dire la verità, le piccole esperienze di bambino. Io dopo mi, mi sono accorto che mi sono rimaste forti perché hanno i colori che hanno le storie della pimpa in qualche modo. Un uomo capace di diventare bambino. Di bambini mi piace lo sguardo che hanno sulle cose. Tu vedi i bambini di 6-7 anni, sono già tutta l'umanità. C'è di tutto dentro. Molto bello. Top! <ride> Andrea, che cosa ti ha colpito del lavoro di Altan? Beh guarda, eh, sicuramente eh, la fortuna di un lavoro come, come, come facciamo noi è un po' la, la possibilità di entrare in altri mondi. Insomma, quindi io ho sempre ammirato Altan, Mia figlia è cresciuta con la Pimpa, ma anche tutti gli intervistati da Michele Serra, Mauro, a tanti che abbiamo in qualche modo incontrati, hanno sempre una vignetta appesa. Alla, alla libreria o sulla, sulla scrivania, perché in qualche modo rappresenta anche un po' i nostri dubbi, le nostre paure, riesce a farci ridere dei nostri guai e credo sia veramente uno dei grandi intellettuali che, con poche parole, pochi schizzi di penna riesce a rappresentare le nostre miserie, ma proprio per poterle affrontare in qualche modo e andare, andare oltre. Insomma. Quindi, Devo dire è veramente una persona straordinaria. Fra l'altro, adesso c'è in giro alla fondazione eh, MAST questo, questa grossa mostra che abbiamo fatto a Bologna, a Bologna eh, proprio dedicata a Ciputi, ai 40 anni di Ciputi, a cura di Cosimo Torlo. E adesso passiamo a Pasolini. Perché avete prodotto un documentario, vedremo anche delle immagini. Pasolini, cronologia di un delitto politico. È la ricerca della verità politica del suo omicidio. Che idea ti sei fatto di questa verità politica? Ma eh, insomma, Pasolini, assieme al caso Moro, è sicuramente uno dei. dei Tratti emblematici e dei misteri oscuri che attraversano la storia del nostro paese, assieme alle stragi di Stato e a in quella che è un po' stata chiamata la strategia della tensione con tanti punti che ancora oggi sono, sono, sono oscuri, insomma, e quindi abbiamo alcune spiegazioni, interpretazioni storiche, sono venuti fuori sicuramente delle responsabilità di devianza anche di alcune parti delle, delle, dello Stato, di alcuni servizi deviati, la P2, eccetera. Pasolini è, credo, uno dei grandissimi intellettuali che ha attraversato la storia del nostro Paese con una lucidità e con una preveggenza mh, e con delle riflessioni sul, eh, sulla, sulla nostra storia che sono emblematiche e che si sono poi purtroppo avverate con, con 30 anni, lui le aveva previste con 30 anni di anticipo. Pasolini fra l'altro ha accompagnato parecchio della nostra storia, non soltanto perché nel nostro Cinema Parma abbiamo proiettato molto spesso i suoi film, ma avevamo prodotto con la regia di Giuseppe Bertolucci uno spettacolo teatrale davvero notevole con la grande interpretazione un bravissimo attore come Fabrizio Gifuni che si chiamava Una specie del cadavere lunghissimo e, e quindi è una, una figura che, che non, non smetti mai di, 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 di studiare, da cui imparare, da cui, eh, da cui in qualche modo cogliere delle riflessioni che sono state folgorazioni e probabilmente troppo dirompenti per il tempo che lui ha vissuto, insomma, tanto da portarlo a una fine tragica come è avvenuto. Sicuramente la verità giudiziaria, perché nel documentario ci sono anche magistrati, giornalisti, c'è Dacia Maraini, c'è Furio Colombo, c'è Goffredo Fofi e poi abbiamo avuto questa testimonianza di questo generale Cornacchia, credo che... Mh, L'intento nostro in, in piena onestà non è stato, dopo 40 anni, raccontare che questa è la verità, ma dare una visione corale di testimonianze anche su fronti opposti in cui poi alla fine lo spettatore eh, può, eh, può farsi una sua idea e credo in questo il lavoro del regista Paolo Fiorengelini sia, sia stato molto efficace. Mariella, tu sei una professoressa di letteratura italiana. Perché consigli ai tuoi studenti di leggere Pasolini? Come li convinci? Ah, eh, non ho bisogno di convincerli perché nel momento in cui ci si... Mh, Pasolini è talmente da, da non solo scrittore, cineasta, poeta, eh, saggi, articoli di giornale, è stato veramente profetico ed è assolutamente attuale e questa indagine anche continua su questa eh, morte poco chiara, diciamolo, insomma, Co costringe continuamente a rileggerlo, eh, costringe porta, perché non è una costrizione, continuamente a rileggerlo, a cercare una verità se non eh, sociale che probabilmente non verrà mai fuori, almeno personale. Cioè, ecco, il, Sviluppare uno spirito critico eh, sono parole di, un, di una bellezza, eh, dalle poesie che ovviamente hanno la loro fioritura ai romanzi. Eh, eh, i, saggi. I saggi sono incredibili, anche quella quella frase che lui pronunciò poche ore prima di essere ammazzato, forse mi sbaglio, ma io credo in un'intervista che rilasciò e tra l'altro Marzia Migliora, l'artista, ne ha fatto un'opera d'arte, no? eh, queste lettere eh, in acciaio che ri riproducono la frase di Pasolini, forse io mi sbaglio, ma io credo che siamo tutti in pericolo. Ecco, la, appunto, 30 anni fa... Eh, è sempre attuale è stato un grande anticipo. È sempre attuale. Andrea, qual è il prossimo documentario a cui stai lavorando? Lo possiamo svelare al nostro pubblico? Ma guarda, adesso stiamo facendo eh, due, due, sviluppando due sceneggiature che non sono dei documentari ma sono due sceneggiature di film di finzione. E la prima riguarda Adriano Sforzi con una sceneggiatura con Alessandro Gallo, che è una storia di un bambino eh, che scappa nell'una park, visto un po' come una metafora di quella che è un po' la bellezza, la necessità di divertimento, di, eh, di fantasia che abbiamo, in qualche modo, una metafora de del cinema. E poi abbiamo un, un, un altro progetto che si chiama Anna dalle dita blu. Che in qualche modo stiamo sviluppando sempre per, per, per poterlo portare sul grande schermo. E allora ricordatevi di seguire la Fondazione Solares perché è veramente una grande fucina. Ed ora, Mariella, pochi minuti di pubblicità. E poi ci spostiamo nel cuore degli anni '60 al Piper. Di Roma con Lucio Dalla, Rolling Stones, Patti Pravo e tanti altri. A tra pochissimo. E oggi parliamo nuovamente di Marcello Geppetti, un grande fotografo, un grande artista. Ci eravamo lasciati nel suo racconto con questo suo scatto che ha fatto storia. Guardate. Quel momento non se n'è mai andato. Era il 18 giugno del 1962. Cleopatra termina le riprese a Ischia. È l'ultima occasione per la pistola fumante. I fotografi delle grandi agenzie affollano il molo. Per me è inutile restare sul set, li avrei aspettati al rientro in albergo. E poi eccolo il motoscafo che rientra a tutta velocità. Faccio i gradini 4 a 4, sfondo la porta della terrazza e aspetto. Tenerezze, occhiate furtive e poi eccolo il bacio tra Antonio e Cleopatra. Vero, vicino. Senza saperlo stiamo per far partire una tempesta. Ma una cosa però l'avevo capita. Da solo io, Marcello Geppetti, fotografo libero, avevo battuto tutte le grandi agenzie e scattato una delle foto più iconiche della storia della fotografia. E siamo rientrati in studio, abbiamo un nuovo ospite parlando di Geppetti, di Marcello Geppetti, non può che esserci Andrea Dezzi che torna a trovarci e ci ha portato altre fotografie straordinarie di questo artista. Con noi anche sempre Mariella Reino che è la nostra testimone della vita culturale italiana. Allora Andrea, noi ci eravamo lasciati con questo famoso bacio. Abbiamo parlato della stagione d'oro di Via Veneto che si conclude nel 1962. E qui abbiamo uno scatto di Geppetti del 1962 e alle mie spalle. Eccolo qui, no, è al centro del nostro studio. Guardate che cosa ci dice questa fotografia. Perché l'hai scelta? Scelta perché dopo che eh, lo scandalo eh, dell'amore clandestino fra Liz Taylor e Richard Barton aveva creato tutta una serie di trambusti in quell'equilibrio che c'era nell'ultimo periodo della dolce vita, eh, si incrociano varie situazioni, una delle quali è il fatto che gli americani decidono di smettere di portare eh, le grandi produzioni hollywoodiane in, in Italia o quantomeno diminuisce questa presenza. Ahimè diminuisce perché gli americani decidono di cambiare il modello di attrazione verso il loro stile di vita e di portarlo verso il timore di perdere quello che si è ottenuto fino a quel momento, quindi di eh, creare una situazione che noi conosceremo come la strategia della tensione e che gli americani chiamavano low intensity civil war. Questa cosa però pian piano arriverà col tempo. Qui siamo proprio alla fine della dolce vita che continua per qualche anno, almeno fino al 1964-65, anche qualcosa nel 66, e che però pian piano perde forza. E eh, comincia a incrinare anche tutto il modello economico e di eh, rete di eh, locali che erano intorno a Via Veneto, che costituiva proprio la base del fascino di quel periodo. Questa fotografia è una delle traverse di Via Veneto, vediamo delle stupende insegne al neon, ma soprattutto si vede un. Eh, portiere di, di, di albergo di nightclub in questo caso che guarda un uomo andare via lontano mi fa pensare all'uomo in frac un po' come di Modugno come canzone e, e, ed esemplifica molto bene il fatto che questi locali pian piano si svuotano in quel periodo c'era via Veneto per fare come dire la camminata e vedere i divi no? quindi fare un po' lo struscio poi c'erano le vie laterali in cui c'erano i ristoranti i night club, i locali per ballare, i locali per sentire la musica. Cioè, ogni posto era creato per un'attività specifica ed era un divertimento fatto per gli adulti. Questo modello pian piano si inclina e Roma ha ancora la forza di proporre un modello alternativo unico al mondo. C'è anche un passaggio generazionale, per esempio, sì. alle tue spalle c'è un'altra fotografia di Geppetti che è significativa. Ci sono tanti giovani fan dei Beatles. Esatto. Sono ragazzi di una generazione che ascolta una musica diversa e si veste in modo diverso rispetto ai genitori. Proprio in coincidenza del 1962, infatti, inizia il successo dei Beatles. I Beatles portano nel mondo non solo la musica inglese, ma anche eh, un tipo di abbigliamento e hanno un pubblico che è molto molto più giovane rispetto a quello che solitamente c'era nella musica di quel periodo, cioè scendiamo fino ai 12 anni, creando una generazione di adolescenti, di teenager e di giovanissimi che vogliono vestirsi in quel modo, che sentono un altro tipo di musica e che vogliono anche avere eh, una vita che è simile a quella che viene raccontata nelle canzoni, cioè un amore meno eh, meno codificato di quello del mi sposerò con la prima fidanzata che avrò nella vita. Ecco, tutto questo comincia a creare un, anche una generazione eh, che è consumatrice. Se posso permettermi, c'è anche un oggetto tecnologico che modifica il tutto, è il mangiadischi, quella scatolotto a batterie nel quale si metteva un 45 giri che si poteva sentire fuori di casa. E quindi si poteva sentire perché a casa i genitori magari le canzoni di quei capelloni non le volevano ascoltare. Adesso direi di entrare nel Piper. Abbiamo due fotografie molto significative tra le tante che ci hai portato, la numero 8 e la 20 per la nostra regia. Perché qui c'è un artista che amiamo tutti molto, Patti Bravo. Sì, e questa fotografia è l'esordio di Patti Bravo al Piper. Cioè la prima volta che Patti Bravo canta al Piper. E ancora non ha cantato la canzone qui, sta ancora ballando e pochi, dopo pochi minuti canterà, canterà, se non mi ricordo male, il ragazzo solo e, e, e crea eh, una situazione eh, diversa dalle solite perché intorno a lei si raggruppa quella che in maniera anche un po' umoristica, un po' così mh, non presa troppo sul serio, veniva chiamata Generazione Ye-Ye. Ci sono delle bellissime interviste, anche contrapposte, una sua insieme a Claudio Villa, in cui i due raccontano l'incontro, anzi lo scontro fra le due generazioni. Ed è la prima volta che si parla del fatto che a questa nuova generazione non piace la vecchia. E perché la vera differenza è che non solo vestiamo diversi. Ma Per noi la cosa più importante è stare insieme, essere amici ed essere uguali fra ragazzi e ragazze. Mariella, che cosa ne pensi di questo ambiente a Roma, a metà degli anni 60, la stagione del Piper che vuol dire anche la stagione di tanti artisti, a cominciare da Mario cioè, Stifano? Io mi, mi perdo nel racconto perché eh, Andrea è bravissimo. Eh, lui è bravissimo. Io amo molto questo periodo. Lo, sono, insomma, apprezzo infatti moltissimo le foto di Geppetti, ma mi perdo perché ho nostalgia di un periodo. Come dico se mi sento orfana di un periodo che non ho vissuto, e ne ho nostalgia pur non avendolo vissuto. E, infatti, bravo, non, non sembrava neanche lei in quella foto. Era più grassottella. No, ma proprio uh -huh. un, una, una genuinità no? del, del tutto. E, uno spaccato di, di un'Italia non meravigliosa, eh, c'erano cioè, tante cose che non andavano. Beh, era anche l'Italia del boom economico, però, eh, questo ecco, va detto. Di, eh, non so, io ho grande, grande simpatia e nostalgia per quel periodo, e hai appena detto che la generazione eh, non voleva, cioè criticava la generazione precedente. La sentivo. ecco, sì. io mh, invece dico: non so, oggi, adesso queste sono parecchie generazioni fa. Però, non so, i giovani di oggi conoscono tutto questo? Non molto, credo. molto poco. Ah. Quando facciamo eh, degli spettacoli di divulgazione, degli storytelling, eh, a volte riusciamo a entrare in sintonia con questi ragazzi che non sanno nulla di questo mm. periodo. E devo dire che non sono tanto importanti i divi o i personaggi eh, famosi che, che vengono ritratti in queste fotografie, ma è importante per i ragazzi capire che c'è una storia dietro quello che è stato costruito, che ci sono stati momenti molto diversi eh, al di là di, del patinato che c'è certo. sopra. E se posso dire due cose, eh, argomentare due cose che tu hai detto molto importanti, devo dire che il fascino di questi due periodi, la dolce vita e il periodo bit italiano, la generazione Yehiel Piper, eh, sono sopravvissuti alle loro realtà eh, sì. nel senso che pur essendo dei periodi molto sì, complessi certo. eh, parliamoci chiaro nel 64 c'è il primo colpo in Italia no, eh. no, no, complesso, cominciano eh. le bombe però ciò nonostante quel periodo è caratterizzato da questa eh, forza di voler eh, affrontare la vita con gioia ecco, e con speranza essere. del futuro che è rimasta è, è, è diventata un'icona mondiale mm. Tanto è vero, propulsiva. Dolce Vita e tutti gli anni 60 nel mondo identificano il periodo migliore dell'Italia. Che anche di grande creatività. No? L'altra cosa questo. che hai detto è eh, quando hai detto, sanno i ragazzi di questo periodo in cui questa mm. generazione si scontra con gli adulti? Ecco la sensazione che, che io ho oggi, che gli adolescenti e i teenager di, di oggi non si scontrino con la generazione precedente, mm. la ignorino. È vero. E che è una cosa estremamente grave perché... Da non, dallo scontro può nascere una riflessione, dall'ignorarsi non nasce niente, È una riflessione molto pertinente, giustissima. E adesso, mentre la nostra regia prepara la fotografia numero due, vorrei fare un piccolo quiz. Mariella, tu sei la protagonista di questo quiz, sei la concorrente ah. insieme a chi ci ah. sta seguendo da casa. <ride> Perché nella foto numero due abbiamo dei personaggi molto famosi, li riconosci? Allora, Renzo Arbore. Eh, eh, il compagno storico, io questi fle, di, di Raffaella Carrà, eh, Gianni Boncompagni, e eh, eh lei sì, certo, è Dalida esattamente Bravo. bravissima. Cosa ci racconta questa foto, Andrea? Eh, ci racconta che in realtà il Piper non era soltanto il posto dove i ragazzi andavano, andavano a ballare, eh, e perché il Piper è stata un'intuizione fantastica perché quando è stato creato il Piper, eh, gli ideatori hanno deciso di mettere insieme contemporaneamente un posto dove si poteva ballare, un posto dove si poteva mangiare, un posto dove si poteva ascoltare la musica, un posto dove c'era l'arte, cioè tutto quello che prima era distribuito nelle strade accanto, accanto a Via Veneto, tutto nello stesso posto, tutto in una chiave più moderna. Quindi questo posto veniva frequentato da intellettuali, da eh, personaggi famosi della creatività italiana in quel periodo, eh, da ragazzi normali eh, e quindi ci si trovava un po' di tutto. Trovavi Arbor e Boncompagni che erano già famosi. Da là che era già una cantante famosa. Trovavi Antonioni con la Vitti, abbiamo una foto stupenda in cui la Vitti ah, è tutta contenta di cioè, stare al Piper. E Antonioni cioè questo... è annoiatissimo. Proprio non vede l'ora di andare via. C'è una faccia, proprio eh, Gabber. Eh, Beh, qualcosa vedremo adesso. Gabber con la il nostro quiz. Foto numero 7 per la nostra regia. Allora Mariella qui c'è invece. Un giovane attore italiano, no? che ha un cognome molto importante, <ride> lo riconosci? Cristian De Sica. Esattamente, sì. che cosa ci racconta questa foto Andrea? Eh, ci racconta appunto che a serate molto, molto impegnate, avremo modo magari dopo di vedere qualcosa, eh, e si alternavano delle feste, a volte che sfioravano anche il kitsch, diciamo, no e, e a queste feste partecipava tutto il mondo del jet set e dei personaggi diciamo influenti e quindi in questo caso abbiamo un Christian De Sica giovanissimo, giovanissimo, non in splendida forma no, devo dire benissimo. la verità no. eh, non rende, che, non gli rende molto che frequenta ecco. il locale così come tanti altri figli di attori hanno mm -hmm. frequentato il locale e tanti altri, tanti altri attori sempre in questa alternanza per cui il Piper accoglieva tutto, tutti tranne i Beatles che non riescono a entrare perché, ecco dovete sapere che i Rolling Stones sono riusciti ad entrare al Piper ma i Beatles no. Ah, e no. perché? È perché Gianni Minali li mette nella sua macchina, cominciano a girare per Roma, arrivano davanti al Piper, il Piper è pieno zeppo per affari suoi, e quindi non era il caso di farli entrare e vanno in un altro locale. Con questa è un'altra storia che sarebbe bello raccontare, ma è lunga, quindi non la raccontiamo. Lasciamo un po' di, di, di curiosità. I Rolling Stones invece sì. E... E con una vicenda molto particolare, perché, perché all'interno del locale c'è una parte del gruppo, in particolare, c'è Brian Jones nell'ultimo periodo in cui Brian Jones farà parte. Lo possiamo e... vedere nella foto numero 5, che eccoci. Bella, oh. Eccolo qui che si scola un whisky e coca dopo l'altro. Eh, come vedete, non è lucidissimo, diciamo. <ride> Posso raccontare un aneddoto bellissimo? Vedete il, il cameriere lì a sì. destra? Sì. Un giorno entra nella nostra galleria il un, un, un signore e dice eh, io so che voi avete una fotografia di... Cioè io so... mio padre lavorava al Piper ah. e, e mi ha raccontato che ha servito i Rolling Stones. Non è che per caso avete la fotografia in cui lui c'è? Eccolo qua. Cioè nella vostra galleria è entrato il figlio il figlio di questo signore ritratto. e non solo si è preso la foto siccome lui ha uno stabilimento a Fregenne, ci ha fatto fare un'intera mostra dentro lo stabilimento dove ovviamente la foto del padre stava in ottima, in ottima <ride> vista comunque lui era qui e beve eh, Coca Cola e, e, e Whisky per un motivo specifico lui era stato fino a poco tempo prima il fidanzato di Anita Pallenberg ex fidanzata di Schifano mm. Anita Pallenberg è una ragazza di Roma che di si, più cioè. non si può eh, e Guardati. Soltanto che ora stava. Adesso ti trasmettiamo trices. la foto numero 16 perché per te è un assist perfetto per continuare questo racconto. Come Guardate, eh? No? Oh, eccolo qui. Ecco qui, qui che cosa bene. sta succedendo? Perché che qui bene. stiamo assistendo a un tradimento in qualche modo. No, non è un tradimento, si sono appena lasciati. Ah, si sono lasciati. E devo dire però che si sono consolati velocemente Molto velocemente, eh, diciamo dieci minuti dopo ecco. eh, Però bisogna dire la verità, Kate Richards chiese a Anita Pallenberg se, se si era lasciata prima di, prima di, di farsi avanti Fu molto, molto corretto da questo punto di vista e La storia fra, fra Kate Richards e Anita Pallenberg è stata una storia di una forza devastante Sono stati insieme 13 anni, hanno avuto tre figli di cui uno è morto e, però lì era appena successo, quindi Brian Jones al Piper, loro a Via Veneto. Fra l'altro lei stava per recitare in Barbarella, quindi c'è sì, un'altra foto in cui si vedeva Dim dietro a loro due. La sequenza del servizio è lui che aspetta molto nervoso. Fino a quando lei si siede, quasi gli si mette addosso per la, per la, la bellezza di vederlo. E di questa fotografia, siccome le foto hanno sempre un punto molto particolare, quello che mi colpisce di più non è il loro viso, ma sono le loro mani mm, e la mano vero. di Kate Richards, la mano sì. del chitarrista sulla coscia di Anita Ballenberg che quasi sembra sì, a fa... tenera. E qui c'è il grande fotografo Marcello sì, Geppetti, eh, sì, perché qui c'è il senso sì, dell'inquadratura, sì, sì. non è una foto a caso, come non è a caso la foto numero 14. Mariella continua il nostro quiz. Pensa un po' chi è questo. Ah, qui, questo è un po di... Ti do un piccolo suggerimento, no, eh. è un importante, un grande giornalista italiano Ah ma certo, è eh, Ferrara Giuliano, Giuliano Ferrara, Ferrara, il grande Giuliano Don Ferrara, Don Ferrara. Don Ma qui Andrea che <ride> cosa sta facendo perché non sta scrivendo un articolo, questo no, è sicuro no, no. Siamo a cavallo all'inizio del 67 e Tito Schipa Junior che è un compositore diciamo, molto molto innovativo eh, scrive il primo musical rock della storia e lo scrive però utilizzando dei pezzi di Bob Dylan. Si chiama Dan and, eh, and, Alley. Dan and Alley. Lo mettono in scena al Piper, è una cosa molto sperimentale. Eh, prima serata pienone, seconda serata pienone, terza serata arriva un telegramma ai Bob Dylan, sbaraccate tutto che vi faccio causa. Grande delusione, no? perché come il grande Bob Dylan uh, ci, ci impedisce di fare questa performance, ma il business è business, i diritti d'autore non li avevano pagati e quindi fa chiudere il locale. Chi era uno dei performer di questo, di questo <ride> spettacolo era Ferrara, il quale faceva un po' il cantante e un po' l'attore, e, e, diciamo in una veste che noi non conosciamo. Sappiamo certo. che lui ha partecipato al 68 sì, e così sì. via, ma che avesse fatto anche il performer e il cantante francamente l'abbiamo scoperto qui È vero, vero. poteva non esserci anche il grande Lucio Dalla fotografia numero 17 ma che Vabbè. bella allora foto. qui siamo in un momento di relax dentro il Piper e Lucio Dalla decide di andarsene in giro con un piccolo go-kart in giro per la, per, per la sala È una foto un po' atipica e anche un po' particolare perché non credo che noi abbiamo foto di Lucio Dalla che canta al Piper quindi non so nemmeno se lì ci fosse andato per andare a sentire qualcun altro sì, oppure certo. no? D'altra parte abbiamo delle foto di, di, di Rita Pavone che canta e dentro la sala c'è Claudio Baglioni, piccolissimo che sta lì. Ma così che me riguarda? Però abbiamo avuto dei ballerini, direi, dei danzatori molto famosi. Foto 23, non svegliamo sì. il suo nome, Mariella, lo devi vediamo, riconoscere tu. Vediamo, vediamo, vediamo se. Vabbè, ah, Nureyev. Il... Eh, quindi. So. Vabbè. Molto riconoscibile. Che meraviglia! Questo è Nureyev Che si prende una scappatella, diciamo, romana. Eh, in un altro scatto c'è anche l'addetto del partito comunista eh, dell'Unione sì, Sovietica sì, che è lì. È pronto a vedere che lui non scappi, poi scapperà comunque. <ride> quindi, eh, sì, scapperà. Sì, e, e quindi al Piper, veramente ci sono ci sono, andato, sono, foto, ci sono andato foto veramente. Beh, allora, c'è questo proposito anche da. Mostrare la foto numero 15, continua il nostro quiz continua, per Maria. È divertente questo gioco, eh? Ecco qui, ti riconosci. Allora, Ora, aspetta. Un po', facile, un po no. è facile. Anche qui c'è un vabbè. grande giornalista italiano, questo lo possiamo dire a chi ci aspetta, sta seguendo. Sì, è, è... Che è anche un grande collezionista perché sì, è stato sì, sì, amico conosciuto. di tutti questi artisti della cosiddetta Vittorio, pop art romana. Vittorio? Come no. Vittorio? no. Aspetta. Ti no. svegliamo l'uomo sì. Furio Colombo. Furio Colombo. Furio Colombo. Ma non c'è solo Furio Colombo, vero no. Andrea? No. Ed Aspetta, è difficile. Lei è John Bates. Brava, questa era più difficile. <ride> lei è John Betts, l'altra non la riconosce. <ride> allora, John Bates viene a Roma, fa una sola data. Chi era? Spieghiamolo perché abbiamo anche dei giovanissimi grande, che ci seguono. Grande cantante folk e di protesta. Americana, sì, eh, una grande attivista, diciamo grande sì. attivista eh, e pacifista è fatto sì, con uh, un lungo periodo di attività insieme a Bob Dylan. Eh, viene in Italia all'apice della sua fama mm. e fa un disco eh, qui in Italia sui, sui suoi concerti live. A Roma fa solo una data: al Sistina. Per andarci tutti volevano andarci. E per la prima volta canta. Una, eh, in, uh, una cantante straniera canta un pezzo che poi sarà cantato da tutti che appunto C'era un ragazzo che come me ah, amava no, il certo. Beatles e Rolly Stones rendendo la, la canzone famosa in tutto il mondo, persino in Russia ne fanno una cover, in russo, molto divertente cercatela, è, è spassosa allora lei che cosa fa? Valsistina, canta Furio Colombo è un suo carissimo amico, sì. i due saranno legati sempre, tutta la vita, tuttora da sì. un'amicizia molto profonda e, um, arriva al Piper vestita esattamente come al concerto. Se, se cercate le foto del concerto, è vestita così. Balla a piedi scalzi in modo sfrenato e poi, alla fine, diciamo, va via con Furio Colombo. Verso la, la fine della serata, è una situazione particolare perché si, parla, si parte dall'impegno assoluto di una mm, cantante certo. come lei, che canta pezzi molto pacifisti in un momento in cui la guerra del Vietnam stava dividendo la, la società civile e poi va al Piper e si diverte certo, come qualsiasi bellissimo. altra ragazza. Il ragazza sacro e il profano, insomma. Esattamente. E bellissimo. non sono solo loro a divertirsi al Piper perché abbiamo nella foto numero 12 Mariella Indovina, chi? Vediamo. Ah, loro, Ombretta Coglie e Giorgio Gaber. Esattamente. Che certo non, sono, non ballano in maniera sfrenata, <ride> diciamo, no? Però non si poteva non andare a vedere cosa succedeva lì, proprio perché chi aveva una sensibilità diciamo, più, più acuta eh, riusciva a comprendere che lì stava nascendo la coscienza certo. di una generazione. E quindi si andava a vedere che cosa succedeva. Certo. Se ci fate caso, il Piper aveva le sedie di una trattoria, sì, sì, vero. ma sullo sfondo aveva un'opera, il giardino di Ursula. Di Cimoli, che probabilmente ora varrebbe qualche milione di euro, soltanto che quando hanno ristrutturato, ma che sta roba l'hanno buttata. Ma è eh. incredibile! Si narra che ci fosse Warhol all'interno Schifano, queste opere non sono mai state più trovate. Anche Giosetta Fioroni, altre che grande peccato. protagonista della pop no pop romana. Certo. E se posso proprio ritagliare un minuto, posso dire che Schifano fece un evento qua uh, al Piper quasi sfidando Andy Warhol in cui eh, Fece cantare un suo gruppo e fece delle performance. Il suo gruppo si chiamavano Le Stelle di Schifano. E allora dice Ma questa idea mi piace, quasi quasi me lo faccio anch'io un gruppo, solo che lui faceva il bet underground. Quindi, diciamo, con la potenza del sistema, del sistema economico americano è un successo mondiale. Mentre le stelle di Schifano cosa, beh, tratto sono. Tratto, rimaste... da tutte stelle, no? tutta la sua sì, serie di tutte stelle. Senti, la fotografia numero 18 di Geppetti ci fa un racconto totalmente diverso. È una foto molto più triste. Sì, l'ho scelta apposta perché rappresenta il momento in cui il Piper comincia a venire chiuso perché disturba la quiete. Qui ancora non si parla di eh, contestazione sociale, ma in realtà quello che dava fastidio è che questa generazione qui chiedeva appunto maggiore uguaglianza eh, fra uomini e donne, fra ragazzi e ragazze. Eh, chiedeva maggiori diritti politici, ricordiamoci che un periodo in cui chi votava comunista veniva scomunicato. Eh, non c'era il divorzio, non c'era certo. nessuna delle leggi sociali. Solo nel 64 la riforma della scuola concede la scuola media a tutti. Quindi, ecco, in questo contesto uno si rende conto che Roma, il suo mondo un po' dorato, è un conto, il paese era un altro. Certo. No? allora le prime manifestazioni, un po' semplici, un po' così, anche naive, in cui si chiede riaprite il Piper, sono il segno della reazione della uh, società più tradizionale italiana, composta da una Chiesa cattolica ancora molto, molto tradizionalista, da un, uh, eh, da un sistema politico che deve difendere lo status quo a ogni costo e, e che non vuole che si faccia questo passaggio. Questo per il Piper, per Roma. E per l'Italia è il punto di rottura in cui non si può arrivare con allegria a una nuova, a, un, a un nuovo certo. tipo di futuro a un nuovo patto sociale fra le nuove generazioni e alle nuove no, una nuova stagione che è quella che ci racconta Geppetti con una foto davvero iconica la numero 27 con gli scontri a Valle Giulia esattamente perché tutto questo poi allora diventa qualche altra cosa non riusciamo a ottenerlo in quel modo lo otterremo con la forza cioè. e questo è l'inizio della battaglia di Valle Giulia cioè. di cui il, abbiamo tutto il racconto di Pasolini il PCI giovani sì. no? quello che fece piace... Sì, quello in cui disse appunto che i veri proletari certo. erano i poliziotti, ma era anche vero che Italia e Francia avevano la stessa situazione e c'è questo 68. In Inghilterra, dove i giovani dopo le superiori se ne andavano normalmente di casa e che la libertà, diciamo, di costumi era consolidata nella realtà e la libertà politica non era minimamente in discussione, non c'è un 68. C'è sì la contestazione al Vietnam, ma non c'è il 68. Certo. Ma c'è ben altra cosa. E questo bellissima. lo racconteremo in altre puntate, io ringrazio Andrea Dezzi, Mariella Renaud, ringrazio voi. tutti voi che ci avete scelto Grazie. e seguito ancora una volta, noi ci vediamo puntualmente giovedì prossimo alle 21.30 qui sul 264 del Digitale Terrestre su Cusano Italia TV. E per vedere e rivedere le nostre puntate, tra cui lo speciale su Iago, l'appuntamento è su CusanoItaliaTV.it, alla voce ovviamente Stato dell'Arte. Vi aspettiamo.